Mertens, Brinkley, il colpo di testa, il gol! Gol dell'Olanda, e questo non ci voleva. Olandesi vantaggio a Forense Brinken. È finita, gli olandesi dunque sono campioni del mondo, ci hanno battuto in questa sfortunata finale. Peccato, perché gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Il momento che gli olandesi aspettavano da 4 anni, alzare la Coppa del Mondo. Viene consegnata al capitano. Così è terminata la finale replay della Coppa del Mondo 1978 della passata stagione agonistica di calcio graffiti, e questa sera gli azzurri quindi possono prendersi una grande rivincita contro gli olandesi, campioni del mondo in carica. Gli azzurri dovranno mettercela tutta per vincere. In campo c'è Johan Cruyff come l'anno scorso, e diamo adesso le formazioni. Italia si schiera con Albertosi, Cirea, Bellugi, Gentile, Baldera, Biesiolo, Cerilli, Tardelli, Antonioni, Rossi e Bettega. Gli olandesi con Scriver, Scroll, Ovenkamp, Winstekers, Van de Korput, Han, Willy van de Kerkhoven, René van de Kerkhoven, Muren, Cruyff e Johnny Rep. Tutto dunque pronto per questa finalissima che, ripetiamo, è anche una sorta di rivincita per i nostri ragazzi. Dunque forza, tutto è pronto, partiti. Bettega dietro a Bellugi, da questi a Biesiolo, Rossi, Antonioni, Bettega, Tardelli, Aldo Baldera. Prova la discesa sulla fascia, fermato da Winstekers, si riprenderà quindi con un fallo laterale. Tardelli, lo scambio con Antonioni, ottima la... peccato, non si capisce con Bettega, ottima la finta di Antonioni. Possono ripartire i tulipani con Muren, da questi a Johan Cruyff. Biesiolo va a disturbarlo, poi Tardelli, Bellugi. Valcareggi non ha voluto cambiare la formazione che è arrivata sin qui fino alla finale. Viniva De Kerkhoff, Rudy Kroll, Van de Korput, il lancio lungo, dobbiamo stare attenti, attenzione a Johan Cruyff, Bellugi splendidamente gli porta via il pallone, attenzione Bettega, Cruyff, Gentile interrompe l'offensiva degli olandesi, Cerilli, splendido l'europeo di Franco Cerilli, Biesiolo, Rep si libera della marcatura dei nostri ragazzi, attenzione, tocco per Van de Korput che si è sganciato, il cross dentro, Albertosi con sul pallone. Ricky Albertosi, che in caso di vittoria sarebbe il suo secondo europeo, anche se di fatto nel 68 non giocò per un infortunio, però faceva parte della rosa. Antonioni, Gentile, Biesiolo, splendida novità Biesiolo nella formazione, attenzione Antonioni, Antonioni, poi Kroll interrompe Johnny Rep, Bellugi, Tardelli, molto attento Bellugi sulla marcatura, attenzione Bettega, il lancio per Antonioni, Antonioni esce, Scrivers, valanga, prima grande occasione per gli azzurri, dobbiamo mantenere la calma. Tardelli, impassibile in panchina Ferruccio Valcareggi, allenatore di questa nazionale, attenzione, palla dentro, Bettega! E peccato, al momento del tiro è mancata quella concentrazione che di solito l'ha mandato a segno in tutte le partite. Tardelli, palla dentro, allontana la difesa degli Orange. Cruyff, attenzione, chiama il pallone Johnny Rep da solo, poi Cruyff per fortuna non lo vede, comunque il tocco per Willy van de Kerkhoff. Van de Kerkhoff, palla dentro verso Rep, Cerilli, Tardelli, Bettega, grandissimo l'europeo di Bettega, attenzione Baldera, prova a scendere sulla fascia, lo stop di petto, poi arriva Arian e li porta via il pallone.
Muren, René van de Kerkhoff, Rep, Cruyff. Attenzione allo scambio con Rep, Albertosi, splendido, esce in qualità di libero aggiunto. Siamo abituati in campionato a vedere queste cose da Ricky Albertosi e ha avuto ragione, l'applaude anche Vaccareggi dalla panchina. Arian, Viliva de Kerkhoffen, Wisteckers. Partita non bellissima, ma d'altronde si tratta di una finale, quindi è ovvio che le squadre possano aver paura. Attenzione Baldera, crawl, vince rimpallo il contrasto Tardelli, chiedo scusa, Tardelli, Rossi, gol! Gol degli azzurri con Paolo Rossi! Attenzione! Peccato, annullato! Annullato per fuorigioco, si dispera Rossi. Francamente anch'io non ho guardato il momento del passaggio, è proprio millimetrica la cosa. Però forse è dubbio, Peccato, peccato perché portarsi in vantaggio prima del riposo non sarebbe male. Biasiolo, Cerilli, dentro per Gentile, attenzione Gentile, Gentile, attenzione ancora Rossi, e questa volta è valido, azzurro in vantaggio. Ho aspettato esultare perché francamente sembrava più questo fuorigioco che non l'altro. Va bene così, va bene così, Italia 1, Olanda 0, e questo francamente, ecco, vediamo da questa posizione, attenzione. Anche questa è millimetrica, infatti hanno chiamato il fuorigioco. È partito sul filo del fuorigioco Pablito, però va bene così, non importa, l'arbitro dice che va bene, quindi molto più dubbio questo che non l'altro, francamente, però ripetiamo, va bene così. Ecco, Gentile che va al cross. E quindi il gol di Paolo Rossi, piattone di sinistra, battuto Scrivers, risulta Albertosi. Bene, Italia 1, Olanda 0 a poco più di 11 minuti dalla riposo, e adesso vedremo se l'Olanda si scoprirà alla ricerca del gol del pareggio, dandoci l'opportunità di colpirli in contropiede. Gentile, Sirea, olandesi che ricordiamo, come abbiamo visto all'inizio, attenzione, palla dentro, vinsero 1-0 l'anno scorso la finale del mondiale replay del 78. Antonioli dentro per Bettega, attenzione Bettega, Bettega, Bettega fermato, peccato. Antonioli, Arian, Gentile, Anna dentro per Rep, prova lo scambio con Cruyff, ma Bellugi fa buona guardia, anche per Bellugi una sorta di rivincita questa, ha un motivo doppio oltre che quello dell'anno scorso, anche un motivo più vecchio, una coppa dei campioni persa nel 71-72 in finale con l'Ajax, dove segnò proprio Johan Cruyff. Biasiolo, Cerilli, Biasiolo, siamo già in recupero, l'arbitro controlla il cronometro, releva De Kerkhoff, fermato, e finisce il primo tempo con gli azzurri in vantaggio per 1-0. Riprendiamo il collegamento dallo stadio olimpico per questa finalissima della Coppa Europa, azzurri in vantaggio per 1-0. Olandesi che cominciano subito all'attacco, azzurri si distendono con Bettega, Bettega, Bettega prova a passare il pallone a Paolo Rossi ma viene fermato, poi recuperano gli olandesi con la Van de Korput.
Hovenkamp, il suo rilancio catturato dai nostri centrocampisti, Rossi fermato, quindi Vilivo Bekkerkov. Rep. Lure, rilancio per Cruyff, attenzione, Biesiolo in chiusura, molto bene, recupera Cruyff, però Biesiolo alla meglio, cambia tutto, Baldera, Tardelli, da questi a Bettega, prova a dar via Bettega, lo attacca Rudy Crolla, quindi Bettega passa lì dietro. È una bella lotta quella del centrocampo, poiché anche gli olandesi hanno dei fuoriclasse, attenzione, ma Bekkerkov prova a passare ma è fermato, Tardelli, Cerilli, dentro per Gentile, molto bene, Gentile, Gentile per Rossi, attenzione Rossi, Rossi e Kroll chiude bene, Hovenkamp, Cerilli recupera il pallone, poi ancora Hovenkamp. Il lancio che viene intercettato dalle maglie di centrocampo azzurre, Gentile, dentro per Cerilli, troppo lunga, recuperano gli olandesi, quindi Van de Kerkhoff, Johan Cruyff, Anna, Rep, scambia con Cruyff, attenzione, Cruyff e Bellugi, alla meglio il nostro azzurro, grande prestazione di Mauro Bellugi, da Scirea a Baldera. Attenzione Cruyff, intercettato il passaggio, Muren, Cruyff, Rep, Rep, Rep al limite, il passaggio per Van de Kerkhoff, Albertosi ci mette una pezza, grande parata distinta di Ricky Albertosi, calcio d'angolo, palla dentro, esce Albertosi, stupenda la parata di Ricky Albertosi che ha evitato il gol del pareggio agli olandesi. Kroll, alla meglio Rudy Kroll, stupendo corazziere della difesa olandese, Muren, prova a darla dentro per Rep, esce Albertosi, fa il suo pallone, intanto dalla panchina cominciano a scaldarsi sia i giocatori azzurri che quelli olandesi, come al solito Valcareggi ha fatto alzare Carrera e Pierino Prati. Kroll, Muren, attenzione, Muren, Bellugi lo contrasta, lo ferma, Albertosi, bene così, Vili Van de Kerkhoff, Van de Kerkhoff, Van de Kerkhoff, Cruyff, si è defilato leggermente Johan Cruyff, palla dentro per Rep, quindi Cerilli va a conquistarsi il pallone, Bellugi, Biesiolo, Rossi, attenzione, pallone per Tardelli che riesce a recuperare, attenzione Tardelli dentro per Bettega, il tiro, la risposta di Schreiber, grandissima anche l'intervento del portiere olandese che mette il calcio d'angolo, peccato, avrebbe potuto chiudere la partita. Intanto c'è il cambio, dentro Carrera per Antonioni, attenzione, palla dentro, liberano gli olandesi, poi anche Roberto Bettega lascia il campo per Pirino Prati ed entra Kist che recupera adesso il pallone per Muren, quindi un attaccante per un centrocampista, olandesi che lasciano intendere dunque che saranno 10 minuti di fuoco, solo 10 minuti ci separano dalla Coppa Europa, forza ragazzi, portiamola a casa, Gentile, Cerilli, Bellugi, Carrera, Cerilli, Cerilli, Rossi ancora per Cerilli, ma Van de Kerkhoff riesce ad arrivare prima sul pallone, Arianna prova a rilanciare l'azione per gli Orange, Johan Cruyff, da questi a Kist, il passaggio per Van de Kerkhoff, Scirea a disturbarlo, quindi Cerilli addirittura recupera su Kist, l'arbitro dice che c'è il fuorigioco da parte dell'olandese,
c'è tensione anche sugli spalti, manca ormai pochissimo al 90esimo e gli azzurri potrebbero alzare la Coppa Europa sotto il cielo di Roma. Attenzione, 5 al termine, azzurri in vantaggio, non dobbiamo lasciare spazio. Attenzione, Kist va via, Scirea, Kist al limite, Kist il tiro rimpallato, Scirea, bene così, Biagiolo, dobbiamo tenere il pallone, Biagiolo, no, sbagliato. Attenzione, Kist va del corpo per Rep, il tiro, il gol, gol degli olandesi, pareggio di Johnny Rep. Esultano i tifosi olandesi e questo francamente non ci voleva, dovevamo tenere il pallone, invece si è perso un pallone assurdo e quindi gli olandesi hanno saputo approfittarne, hanno trovato un buco nella nostra difesa e hanno pareggiato. Nulla ha potuto Ricky Albertosi in questa azione degli olandesi, peccato. Johnny Rep, disperazione sugli spalti, speriamo che non accada quello che già è successo l'anno scorso quando gli olandesi ci hanno battuto. Intanto Johan Cruyff viene massaggiato alla coscia destra dalla sua panchina, come nella finale dell'anno scorso che si è infortunato, però è rimasto in campo. Ed ecco il tiro che ha battuto Ricky Albertosi, peccato. Italia-Olanda 1-1, tutto da rifare. Pirino Prati, Rossi dietro, Prati, Kist, Johnny Rep, prova ad andare via Rep, lo ferma Bellugi, Tardelli, Prati. E finiscono i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari. E si comincia, speriamo che gli azzurri possano segnare in questi tempi supplementari, diversamente si andrà ai calci di rigore. Attenzione, Baldera, qui Steckers lo ferma, Baldera, Carrera, palla che termina in calcio d'angolo. Prati, un ottimo colpitore di testa, Biagiolo, palla dentro proprio per Pirino Prati che non riesce a imprimere quella potenza che servirebbe per battere il portiere olandese. Prati, Rossi, Hovenkamp lo ferma, quindi Johnny Rep dietro per Van de Korput, Johan Cruyff, poi Bellugi di testa, Rossi non riesce a girarsi, Kist, Cerilli, Gentile, azzurri che hanno un ottimo possesso palla e questo avrebbero dovuto farlo prima, però palla che termina in fallo laterale, si riprenderà con gli olandesi che vanno a rimettere. Rudy Kroll, Hovenkamp, Van de Korput dietro per Skriver, attenzione Rossi fermato, Pablito, quindi ripartono gli olandesi, Johnny Rep, Arie Anna, Van de Korput dentro, Van de Korput ma trova Bellugi. Manca ormai pochissimo alla fine del primo tempo supplementare, attenzione Johan Cruyff, Cruyff al limite, Cruyff, Baldera, Cruyff, palla che termina fuori per nostra fortuna. Rivediamo questa azione, non si è coordinato come avrebbe dovuto Johan Cruyff, la palla è terminata fuori. C'è un altro cambio, entra Stevens, esce Wistekers degli olandesi. Dopo Kist per Muren c'è anche questo cambio, attenzione Johnny Rep, Rep fermato da Scirea, Biesiolo, Tardelli, Prati, Baldera,
Ormai è finita la prima frazione di gioco, attenzione Maldera, Maldera la mette dentro, Van de Corput. Il Ivan Dekkerkov finisce il primo tempo supplementare, sempre 1-1 il risultato. E si comincia con questo secondo tempo supplementare. Nel caso la partita dovesse rimanere ferma sul risultato di parità, si procederà alla lotteria dei calci di rigore. Ovviamente tutti speriamo che gli azzurri possano vincerla in quest'ultima frazione di gioco. Albertosi, Bellugi, Tardelli, Prati, dentro, pallone che non arriva a Carrera, quindi Rudy Kroll. Van de Kerkhoff, Tardelli, Tardelli, dentro per Maldera, attenzione Rossi, Rossi, Rossi deve girarsi per crossarla, riesce ad aggirare Ovecap, attenzione, Rossi, dentro, Prati, gol! Caldo Pirino Prati, ci porta in vantaggio, 2-1 per gli azzurri, Pirino Prati, grandissimo gol! E adesso anche i tifosi ritrovano la voce, sentite, stanno cantando l'inno di Babeli. Gustiamoci l'inno dei tifosi mentre rivediamo i gol in queste sequenze. È un peccato che l'unità nazionale si ritrovi sempre solo e soltanto con il calcio, forse così anche per il resto, ma va bene lo stesso. Azzurri in vantaggio, 2-1, Pirino Prati, rivediamo la torsione perfetta, la palla che termina alle spalle del portiere olandese, bellissima l'azione con Pablito che ha combattuto con il giocatore olandese, Ovenkamp che non è riuscito a fermarlo, pallone che ha rischiato di uscire, Rossi lo controlla bene e poi con il destro la mette in mezzo, Pirino Prati si fa trovare pronto, stacco di testa perfetto e torsione splendida, Italia 2, Olanda 1, forza azzurri. E adesso dobbiamo assolutamente fare possesso palla, controllare gli olandesi, attenzione Biesiolo su Jokru, vero e proprio spauracchio della nostra difesa, Gentile, Scirea, Biesiolo, Prati, Maldera, Carrera, dentro per Pirina Prati, Stevens in anticipo, Scirea, Tardelli, Prati, Kroll, poco meno di un minuto al termine, attenzione, meno di 60 secondi ci separano dalla Coppa Europa, la panchina azzurra è tutta in piedi, Carrera, Rossi, tiene palla Pablito, bene così, Gentile, Cerilli, Cerilli, dentro per Gentile, Gentile la crossa per Pirino Prati, che a momenti sorprende Scriver, attenzione l'arbitro è finita, gli azzurri sono campioni d'Europa virtuali 1980, azzurri campioni d'Europa. Got to
such a fuss. You find you adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maxi most? Simply raise your glass. I'm involved, this means resolve to hit and run the pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class. Touch up.